punto di Gammaggio i radicali in Calabria siamo stati sempre molto di più di quelli che siamo oggi. Però evidentemente, come è accaduto altrove, molti si sono persi per strada, molti hanno abbandonato, molti sono stati costretti ad abbandonare. Io vorrei approfittare della venuta di Maggi per affrontare problemi più che ci riguardano più da vicino, se è vero che dobbiamo ripartire insieme per nuovi obiettivi politici e nuove battaglie radicali. Quindi nulla da dire sui progetti, dalla cannabis agli immigrati, al welfare, alla sicurezza e quanto è questo. E per le cose che mi accingo a dire, poche e succinte, per contestualizzarle devo dare un dato anagrafico. Cioè, la mia prima tessera radicale risale al 69, l'ultimo ottobre del 2016 che ho preso appunto a Radicali Italiani. Non è un medagliere, ho fatto tutte le battaglie per i diritti civili, aborto, divorzio, pensione di coscienza, candidato al Senato, candidato alla Camera, contro la RAI, occupato la RAI, insomma, questo per dire che non è un medagliere, per dire mi rivendico, come dire, la mia appartenenza, la mia identità e la mia battaglia radicale. Per dare dignità anche alle cose che andrò a dire e alle critiche che intendo fare. Allora devo dire questo, noi abbiamo un problema davanti a noi, di cui leggiamo anche sulla stampa quotidianamente, che cosa sono i radicali o cosa possono diventare i radicali dopo l'uscita di scena di Marco Pannella, il cui carisma, la cui figura storica, intelligenza politica, patrimonio di battaglie libertarie indimenticabili, è un'eredità. Però come dice Marco Cappato, se qualcuno pensa di poter essere erede di Marco Pannella, o è uno stupido o è uno sprovveduto. Quindi l'eredità è un'eredità collettiva che appartiene a ognuno di noi, appartiene anche a me, che mi dichiaro un radicale eretico, nel senso che io non sono stato un pannelliano, ne ho condiviso tutte le battaglie, ma non ho condiviso la sua forma partito, non ho condiviso la sua leadership assolutista. Nella storia dei movimenti politici non c'è un movimento politico che abbia avuto un leader che sia durato 60 anni. L'unica analogia la troviamo col papato. Solo il Papa dispone di un potere assoluto e indiscutibile, quale quello che ha esercitato Marco Pannella. Guardate, io ho pianto quando è morto Marco Pannella. E il manifesto che ho fatto a Cosenza era: anche in nome tuo, noi continuiamo le combattere. Che era uno slogan che lui piaceva moltissimo, dal maggio francese. Oggi i critici di Pannella lo chiamano, gli rimproverano la personalizzazione del partito. Ed è un'indulgenza che gli fanno. Perché invece diceva Marco Pannella che lui dal cappello al cilindro tirava fuori soluzioni molto fantasiose che impedivano al partito di nascere e di crescere. Quando è che abbiamo preso l'8% con Emanuele Pannella? Lì lo strozzò nella culla proprio, perché ha visto il pericolo che il partito poteva diventare un vero partito, con diramazioni territoriali, potere contrattuale, incidenza sull'apparato e l'establishment politico. E io ho vissuto l'esperienza dei congressi pannelliani. Oggi non so chi di voi sa di Adele Faccio, di Mauro Mellini, di Gigi Melega. Guardate che sono compagni di grande prestigio nella storia radicale. Io ricordo il congresso di Genova, l'aveva vinto Gigi Melega. Il sistema pannelliano qual era? Con una mozione strumentale metteva in discussione la votazione che gli era andata sfavorevole e la riproponeva alle 4 del mattino, quando ormai erano rimasti soli i delegati romani, per cui poi si tornava di nuovo nella linea pannelliana e tutto scorreva. Naturalmente c'era uno statuto che funzionava in maniera molto pilotata, aveva due mastini che erano Angelo Bandinelli e il senatore, come si chiama? Spadaccia. No, è vero. Senatore. Vabbè, non mi viene il nome. Stanzani. Sergio Stanzani.
Quelli erano due, quando uno interveniva per rompere i meccanismi predisposti da Pannella per il congresso, intervenivano Bandinelli e Stanzani che ti richiamavano alla regola, lo statuto dice questo, lo statuto dice questo. Vado velocemente per dirvi in sintesi che quando negli anni 70 intervenne a un congresso, disse a Pannella: ma se tu vuoi che cresca il partito, dammi la possibilità di fare iscrizioni, allora erano 100.000 la tessera, fammele fare a mille lire in Calabria e ti faccio vedere come io faccio il partito regionale nel giro di qualche mese. 100 iscritti, anche di più te ne faccio. Nel giro di 3 mesi faccio il partito regionale, lo convoco a Reggio, mi mandano Grippa, allora era Grippa segretario nazionale, a sconfessarmi per dire che sì, il partito non poteva esistere perché era contro lo statuto, perché la tessera era di 100.000 e non era di 1.000 euro. Un problema che ci trasciniamo ancora oggi e che adesso porrò alla vostra attenzione. Quindi, per dire, io vengo da questo dissenso, da queste criticità che non ho mai risolto, nel senso che ho fatto le battaglie radicali, ma non ho mai condiviso la forma partito che ci ha proposto, ci ha imposto Marco Pannella. E per avere lui coltivato questa forma partito, non avendo lasciato eredi, adesso io voglio sorvolare sulla separatezza tra radicali italiani e partito radicale. Non è scollegato da quello che sì, dice. Vabbè, ma anche non, questo sì, è un portato sì, di quello. Ma voglio dire, oggi non ci voglio entrare, perché mi sono convinto, sentendoli la mattina a Radio Radicale, che questi, o per autodissipazione del patrimonio politico di cui si sentono eredi, o per autoestinzione, per incapacità di elaborare il patrimonio che gli ha lasciato Marco Pannella, prima o poi sono destinati. Un segnale è che vivono in questa un po' comica imposizione di notte e di giorno dei discorsi di Pannella. Ce li mandano di notte, adesso ci ripropongono anche le conversazioni pomeridiane della domenica di Massimo Bordin e Marco Pannella. Il che affettivamente può anche commuovere, nel senso che la Bernardini e Maurizio restano legati a questa figura, però politicamente passi avanti non ne facciamo. Ecco che entrano in scena radicali italiani, con un'elaborazione del pensiero pannelliano, senza rinnegarne nessuna delle fasi storiche che hanno caratterizzato la leadership di Marco Pannella, e che ci ripropone, se ho ben capito, al di là delle tematiche radicali, di immergerci nel magma sociale delle tante questioni che ci sono. E io quando sento il Mabonino che va alla platea del Lingotto e dice: ferma l'applauso, tipicamente radicale, alti compagni, perché adesso vi dirò delle cose che vi faranno molto dispiacere, e gli rovescia addosso quello che rappresenta in termini economici, in termini di apporto sociale, di integrazione sociale, l'immigrazione, una prospettiva di 10 anni. Quando gli vai a dire che ogni sera si deve subire Salvini in televisione: guardate che abbiamo bisogno di 180.000 immigrati ogni anno se vogliamo salvare il sistema, se vogliamo rimanere in equilibrio fra costi sociali e crescita, e la sinistra è sotto sbando adesso, altro minnete con i centri di colpo, un interrogativo come si è arrivato a ministro, ma questa è la terza repubblica, che è quella che... Allora che c'è? Io da radicale irriverente o iconoclasta ho fatto un'apertura di credito a radicali italiani, per questo passaggio e questa svolta che dà la politica italiana. E però dobbiamo intenderci sulla forma partito, caro Maggi. Io ti ho portato 500 firme per la cannabis, 500 firme di ragazzi all'Università della Calabria, solo lì sono andato anche sui marciapiedi, ma quelle sono venute da nonne, zii, padri, erano scontate. 500 ragazze che con grande entusiasmo arrivavano radicali, Cosenza, c'era scritto, si riconoscevano in qualche modo, culturalmente diciamo, volevano sapere, mi chiedevano quello, molto bene, io vi ho portato le 500 firme. E mi sono chiesto, anzi ho lasciato a Capano le gestioni, non so se state disposti. C'era il notaio.
Se c'era il notaio. Il notaio l'ha firmato. Queste 500. Sì, sì, l'ha autenticata Paolino. No, lei... Paolino, Enzo Paolino, il consigliere comunale radicato. Quindi avevo presentato una mozione al riguardo. Allora mi sono chiesto, dico, perché di questi 500, non tutti, diciamo, ma 200, 250 diventerebbero radicali come niente, se riconoscono le nostre battaglie, non è? E perché la mattina, se uno non è radicale italiano, è la stessa cosa, se uno sente Radio Radicale dopo la rassegna stampa, si sente dire, è in corso l'iscrizione al Partito Radicale tesseramento 2017, potete effettuarla con la carta di credito, bla 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 bla. Ora, pensate a uno studente universitario che vuole bene ai radicali, ha una grande ammirazione per Pannella, comincia a conoscere pure Marco. Vorrebbe in qualche modo, come dire, schierarsi, appartenere, fare qualcosa, e viene di seguito. Ma gli è preclusa questa possibilità. E gli è preclusa per censo. Non gli è preclusa perché non vuole. Perché 200 euro io non glieli chiedo, ma manco con una pistola qui, né a lui né al pensionato. Allora ho detto, Capano, vedi se è possibile, possiamo fare una forma flessibile, no? Se uno è studente, lasciali scrivere con 10 euro. A me che sono un garantito, chiedimene 300, oppure ti mando la dichiarazione dei redditi e in percentuale pago sulla dichiarazione dei redditi. Ah, così è equilibrata. Allora che buffonata è che volete 3.000 iscritti a 200 euro? E ti rispondo io, perché non 10.000 iscritti a 50 euro? O 20.000 iscritti a 10 euro, fammi capire, perché il totale e la somma mica cambia. Ma nel vecchio Partito Radicale questa aveva una logica, perché c'era una cupola, per usare una parola pannelliana, loro si invece definivano un collettivo intellettuale che elaborava la linea politica. Loro elaboravano le strategie e gli obiettivi politici, la periferia doveva soltanto versare soldi e raccogliere firme. Quindi perfetti, fai la battaglia per la fame nel mondo, ok, e per la fame nel sud, non me la dai una mano, no, non me la dai. Io ho 800.000 calabresi lungo la soglia di povertà, 2 milioni di abitanti, 1.975 particolari. Va bene la fame nel mondo, e io che vivo in questa realtà che dico ai miei della fame nel sud? Io devo subire oggi l'umiliazione di sentirmi dire dal Movimento 5 Stelle di cavalcare battaglie di moralizzazione contro la corruzione che noi 40 anni fa facevamo. Non dico il finanziamento pubblico, tutto il resto, la giustizia giusta, tortura, tutto quello che è. Questi ignoranti che non sanno manco di che parlano, battaglie radicali. Tu dici la lotta contro la miseria di Ernesto Rossi, ma Ernesto Rossi faceva un culo così ai bilanci degli enti pubblici. Allora tu oggi proponi il referendum comunale, insegnaci come fare il referendum comunale. Hai fatto un culo così a Roma analizzando il bilancio, insegnaci come fare il culo così ai bilanci dei nostri comuni. Questi sono i radicali. Che non abbiamo l'odio sociale, il rancore, quell'arroganza, quell'aggressività che hanno questi frustrati che cavalcano l'antipolitica, che l'ignoranza, siccome non sono in grado di dare risposte positive, cavalcano la rabbia, la frustrazione e tutto quello che viene da una repubblica che in mano ai ladri, ai banditi e agli incapaci. Ovviamente loro hanno ragione. Quello che io rimprovero a Pannella nelle sue, è di aver lasciato che il nostro patrimonio di battaglie politiche finisse in mano a questi sconsiderati, e finisse in mano al comico della situazione. E questo che cos'è se non una raccomandazione a Maggi? Rifletti insieme ai tuoi, al tuo gruppo dirigente. Non vogliamo essere marginali. Allora vi vogliamo portare quanti? Cominciamo con 4. Ne portiamo altri 4 in Parlamento, 4, 8, 12, quello che saranno. Se è necessario, consentiteci in nome dei radicali di candidarci nei comuni, non certo io, parlo ai giovani, quelli che sono. Consentiteci di andare nei consigli regionali a fare i radicali, a portare i valori radicali. Mettici nelle condizioni di andare prima della Corte dei Conti nei bilanci regionali, ne arrestano uno al giorno.
negli enti subregionali, buchi miliardari di ruberie e di storie che hanno fatto. E devo subire l'umiliazione che esce un cretino di 5 Stelle a dire queste cose qua. Questo è il mio problema di radicale oggi, non ne ho altro. Ai radicali cattolici chiedo un'altra cosa, chiamiamoci per cognome, per favore, non per nome. Manifestare, come dire, un rapporto che va al di là dell'identità anagrafica. Però ci sono due cose che le vorrei spiegare da qualcuno. Se scendiamo sotto casa e diciamo al verduraio che vediamo ogni mattina, secondo te che significa partito transnazionale e transpartitico? Che significa? Il Partito Radicale è un partito transnazionale e transpartitico. Sto parlando del verduraio, quindi una persona che ha elementi di conoscenza, come dire, essenziali, ma non. Perché se lo chiedono a me ho qualche difficoltà a spiegarlo, pur avendo, come dire, conoscenze sufficienti per sapere cosa significa transnazionale e transpartito. Ma era un'invenzione di Pannella, perché non doveva essere un partito che si allargava, come dire, nel territorio nazionale. Doveva essere trans. Avete mai sentito voi a Radio Radicale, quando fanno i fili diretti, che chi parla dalla... Allora, se va Maggio e Riccardo Maggi, se va Bernardini e Rita Bernardini, se va Francesco, deve essere Francesco, non è che può dire il cognome. L'avete notato? Vi siete chiesti perché c'è questa cosa? I radicali ci chiamiamo per nome e non per cognome. Ci sarà una ragione o no? Io dico che c'è un'identità di vertice e non c'è un'identità di base. Noi conosciamo a livello regionale chi sono i rappresentanti del Partito Radicale o no? Vi siete mai chiesti perché Pannella non ha fatto un giornale? Cioè il Fatto Quotidiano, per dire, un giornale aggressivo. Cioè i radicali l'avremmo potuto scrivere in due giorni, c'era solo da fare una selezione chi voleva scrivere, cioè una disponibilità di intelligenze, di professionalità, di... Ancora oggi, perché non fare una testata online ai radicali italiani, in cui ognuno può mettere radicali Calabria, radicali online, non costa niente, 28 euro. E chi vuole va in rete, che aspettiamo che sia 5 Stelle? Andiamo in rete, volete sapere cosa pensano e dicono i radicali a Pizzo? Andate che rete. Cosa dicono a Cosenza, cosa dicono a Reggio? Mettiamoli sotto frusta ogni giorno, a Oliverio e compagni, a Minetti e compagni, a Renzi e compagni. Diciamo cos'è l'immigrazione in Calabria, diciamo come la viviamo, come la affrontiamo, come la paghiamo. Questo strumento ci manca, non lo... Niente, che ti consiglio più? Tornare in Parlamento, te l'ho detto. Europa immigrata, l'abbiamo detto. Il referendum comunale, che è l'ultima cosa che ho sentito. Questo può essere un marchingegno di rottura incredibile. Tu dici il rapporto con i sindaci, figurati. Che il sindaco, se ci sta, collaboriamo, se non ci sta, gli piazziamo un referendum. E allora la raccolta firme non è più un fenomeno di scoutismo politico, per cui tu vai, fai lo scout radicale, va a raccogliere. Io sono 50 anni che raccolgo firme sui marciapiedi, ne ho fatto un elemento di orgoglio, va bene, ma insomma, poterlo fare in casa nostra e rompere le uova nel paniere a chi pensa impunemente di gestire il potere, che dà un'ebbrezza solo a pensare. Per cui faccio gli auguri a Maggi di portare avanti il suo lavoro, do la mia più ampia disponibilità, vi chiedo scusa se ho ceduto in qualche valutazione critica, e però insomma io dico che i radicali esistono in natura, per cui non li posso distinguere se non biologicamente. Io in questo senso, biologicamente sopravviverò a questo momento. Grazie, compagno.